Ciao ragazzi, io sono Fablinker e oggi torniamo qua su Get Even per un nuovo episodio. Allora, l'ultima volta, dove eravamo rimasti? Per forza qua. Ok. Sì, lo so che non dovrei giocarlo così il gioco, ma a me lo stealth non piace, purtroppo. Sono fatto così. Allora, possiamo scannerizzare. Ah, una copertura. Ah, si rompe anche il vetro. Mi piace questa cosa. Aia, aia. Però di preciso non so cosa devo fare. Non ho ancora capito. Devo essere proprio sincero, sincero. Devo ancora capirci tanto da questo gioco in generale. Però c'ha delle meccaniche veramente molto molto fighe. Insomma, direi che il bagno non c'è nulla. O neanche una sorpresa, nulla, proprio. Che brutta cosa. Forse di qua, eh. Forse. Anche se non lo so con certezza, eh. Vabbè, c'è solo quel tasto da spingere, quindi immagino che sia Above you are the dovuto. research labs. I believe that's where you need to go. A warning. You may come across Roger Howard, the CEO. He was personally overseeing the development of the corner gun. The man never sleeps. Although it's late, he may well be around. Oh, eccoci qua, eccoci qua. Con molta calma. È chiuso, è chiuso. Niente, tutto chiuso. Ho How the hell did that happen? speso un colpo. Oh, a mess. Good luck getting a plumber here this time of night. Ok, poi c'è altro di qua. Documenti, vi lascio qui da leggere. Poi di qua mi sa che non c'è nient'altro, eh. No, nada, nada. Però possiamo andare laggiù. Volendo, tipo passaggio segreto. Ok, esaminiamo. Pensavo che ce l'avesse con me. Che poi uno se l'ha fatto tutto in stealth, non è facile facile. Io non ce la farei mai, ragazzi, devo essere proprio sincero. Per come è il mio modo di giocare molto action, devo dire che in stealth sarebbe un suicidio. Sì, assolutamente. Non ce la farei mai al mondo.
E invece chi si trova molto bene riesce a giocarselo magari anche in stealth, ma io proprio no, non fa per me. Non sono il mio tipo di giochi questi in stealth. Però questo qui si può scegliere come giocarlo e questa cosa l'apprezzo molto. Un altro fatto. Ok, dispiace ma allora mostrate questo, ve lo faccio leggere quando così fermate il video, leggete con calma se vi va. E poi per il resto di qua dov'è che si va? Dove sto andando? Non starò tornando indietro, vero? Sì, sono tornato praticamente indietro, dove ero prima. Ah, questo è l'ascensore, mi sa che dobbiamo scendere di qua e poi salire dall'ascensore. La butto lì, eh. Oppure direttamente chiamarlo. Lo chiamiamo così possiamo andare dove vogliamo. Perfetto, perfetto. Ed eccoci. Ok, non posso aprire la porta? Perché? I don't remember the code to this door. Ecco. How do I get through? The memory of the code is still there, Mr. Black. You just can't quite access it. Explore your surroundings. The mind has funny ways of helping us recall. I don't understand. You don't need to, Mr. Black. Ah. You just need to look around. Ora si è aperta la porta, magicamente. Qua c'è un 7, innanzitutto. Immagino che c'entri qualcosa col codice. Sono altre cose da vedere. Qui sembrerebbe di no. Non posso girarla, quindi niente. A sto punto andiamo anche dall'altra parte. Perché è diventato tutto così bianco e nero? 7, 5. Sette, cinque, nove. Sette, cinque, nove, quattro. Giusto? Ma qual è l'ordine preciso? E questo è il problema. Ah, vedete, me lo mette qua. Quindi 7, 9, 4, 5. Perfetto. Accesso consentito. You didn't just steal the corner gun. You destroyed their servers, erased their data, wiped the corner gun from existence. You're good at your job, Mr. Black. I'll give you that. This Robert Ramsey must have paid well. Quindi lui all'epoca praticamente aveva distrutto tutto.
da quanto ho capito. Che devo fare? Ah, ok. Quindi praticamente abbiamo raccolto un potenziamento, credo. E quello chi è? Ma che... There you are. I'm afraid I've been watching you since the moment you entered the building. Your work is impressive, but the show is over. You have my property, and I want it back. Nothing personal, you understand. Security. Kill him. Ah! Gentilissimo questo tizio. Mo sei nella merda. Ai ai ai, oh! Tu mortacci tua! Ma chi è? È tosta dura adesso, Un attimo. Ah! Stavo scherzando. Aspettiamo, va. Riprendiamo un po' di vita, che male non può fare. Ok. Comunque quest'arma è qualcosa di... Ma non posso neanche scendere? Come scendo? Ah, per di qua. Quel tizio, dobbiamo trovarlo. What are you doing, Mr. Black? What do you mean, what am I doing? I'm chasing Howard. No. We have nothing to gain by changing his memory. I'm pulling you out. Ma come no? Ma no, non so più bello, non è giusto. Full insurance system flood. That's it. Stay with us, Mr. Black. I'm pulling you out. I thought this was a simulation. I was there. I could feel it. The pain. It felt real because your mind perceived it to be. Injuries sustained within the Pandora will have the same effect on your brain as those sustained without. Now, stop thinking, Mr. Black. Clear your mind while I bring you out. Che bordello. A natural response. It will become easier the more we proceed. If it helps, I have prepared a little gift for you. What are you talking about? Outside in the corridor. You see the lines of computer code. All the ones and zeros. Please approach and proceed. Oh, ma che gentile. Not again. Pure un regalo. Che dolce. Bah. Non ho parole. No parole. Vabbè, ci tocca uscire per forza. Cos'è questo? Era questo il regalo? Era questo? Ma what the fuck? C'è. Hey? Where am I now? Is this another memory? Not quite. Consider this a filing cabinet, Mr. Black, of all the evidence you gather. We'll make sense of it eventually. Any information filed by the Pandora is accessible for you in this room. Each board represents a different memory. Bello, figo. Give it a try. Look at a couple of boards and see what happens.
Veramente figa questa cosa. Any connections or links your mind may have made, even unconsciously, are recreated visually by the Pandora. I'm rather proud of this feature. You can study the investigation further or return to the asylum when you're ready. Just use the photo in the middle of the room. Qua mancano un sacco di indizi comunque. È come se fosse un hub centrale, insomma, dove ricollegare tutti gli indizi e le informazioni. Synaptic transitions are becoming much easier. The room you just visited will help you stay away from conjecture and concentrate only on the facts. Facts? All I know is that my name is Black, and apparently I stole this corner gun. Precisely. And an expert job it was too. ADS all but went bankrupt after you disappeared with the prototype. But I'm sure we will learn more as you proceed. Like how to get out of here. You are here through choice, Mr. Black. And if you show the same clarity of thought as you did breaking into ADS, then that might not be for too long. Perfetto. Allora, sta salvando, direi che possiamo beccarci la prossima volta, cioè fra 2 giorni. Intanto vi ringrazio e niente. Ciao ragazzi!